Buonasera a tutte. La fai? Buonasera. È iniziata proprio nel momento in cui non me l'aspettavo, ragazzi. Valerio, ma devi essere sempre Hai pronto. startato troppo presto, Cosa, è startato Tommaso. nel momento sbagliato, Hai Tommaso. startato Tommaso, io parto quando decido. Gli altri, chi mi ama mi segue, chi non mi ama è perduto. Rimanga Ma indietro. Allora, io mi do da solo il bentornato perché chiedo scusa ai nostri aspettatori. Aspettatori, perché ci aspettano, ai bravo, nostri sì, grazie. spettatori. È I vero, nostri loro ci spettatori. aspettano sempre. I nostri spettatori della scorsa puntata non ci sono stato, testimone i miei colleghi, è stato tutto quanto molto veloce, non è successo nulla di che, dovevo andare a lavorare, basta. Però oggi ci sono, ho visto che è cambiato tutto quanto, è tutto fighissimo, ora farò finta di guardarmi intorno, wow, è così figo intorno. È Guarda, proprio carino. lui si è appropriato di questi minuti iniziali della trasmissione, ne ha fatto il suo salotto solo perché si è sentato una puntata, ha Esatto. sproloquiato per 1 minuto e mezzo, capito? Lui è una ruffapopoli. Lui è, lo chiameremo Masaniello, il nostro Masaniello. Comunque sì, abbiamo dei nuovi, un nuovo layout, che l'abbiamo, diciamo, abbiamo inaugurato. Perfetto, eccoci, live non è la D'Urso. Ci sono già tre utenti collegati a cui chiedo di Salutiamo, ciao a manifestarsi, tutti. esatto, e Ciao manifestatevi in belli. chat. Ciao, ma è lui è gasatissimo che è rientrato, lo vedi? Vai. È Sì, sono fogato a dir fogato, ragazzi, poco. sono fogato. Fogato perché mi siete mancati, perché sono stati 12, Ciao, 12 Cri! giorni, 12 giorni di... Ciao, Pri, amore mio. Un La bacione. cartomante. La cartomante è No, tornata. esatto, il mercante in fiera ed è l'arrotino che si bruciava la carta. Noi siamo della costellazione dell'arrotino, mentre Sandy è della costellazione, non lo so, che carte c'erano? C'erano quelle vecchie dove c'erano la spagnola, il faro, il galeone, il Martin Pescatore, io mi ricordo sì. Poi invece c'era la di Pino Insegno. Davide. Poi c'era quello di Pino Insegno, che c'era la gatta nera, La gatta nera era Inez Stephens, però, cioè, era una modella. La gatta nera, non era anche una carta? no, mi sa che la gatta nera era solo lei. Era No, lei. penso che fosse lei e basta. Era una sorta tipo E di perché la cosa gatta esterna. nera, se vi ricordate, aveva il cuscino con la carta coperta che eliminava uno dei Ah, giocatori. Una delle ecco. cose. Sì, perfetto. Quindi la luna Me la nera finisce ricordavo. qui. Ecco qua, la luna nera. La luna nera. Che Mamma mia, avete Grizzly mi mangiato in piaceva. questa Pasqua? Cambio Ma argomento perché stavamo così. virando sul mercato in fiera, era finita la mia preparazione Tutto quello per che questa c'era da... Pasqua. Alla fine stringi, stringi. Tutto quello che c'era da mangiare io l'ho mangiato, voi? Sì, io guarda, devo essere sincero, meno male che a un certo punto è arrivato il giorno di tornare a Pisa, perché ero tornato nella Maremma, e meno male sono tornato a Pisa perché il mio intestino era messo a dura prova, il mio intestino, il mio stomaco, il mio fegato, il mio tutto, insomma, Perché non è il problema di bere una volta, è il problema di bere è il continuare a bere, pranzo, la sì. cena, il giorno dopo. Perché c'era quel meme, me lo ricordo, che diceva: non puoi avere quel ragazzo di colore che faceva così, Sì, no? Diceva: sì, non puoi avere i postumi se continui a bere. Il problema è che se continui a bere a un certo punto è un meccanismo che si inceppa, Bella, bella, diciamo, bella. ti Questo autosbricioli. ha molto, che di vero. Non so, Vale, come sei sopravvissuto al polonio che io ti ho messo, senza che te ne accorgessi, nella colomba? Perché ho detto, si stava tanto bene senza di te, io a Raffaella avevo dato precise istruzioni, Ricordo mia però, madre. certo, se vi andate a recuperare l'ultima puntata della stagione estiva di Gin Tonico, noi chiudiamo la prima stagione salutando proprio, ciao Raffaella, la mamma di Valerio, che poteva anche essere un omaggio a Raffaella, la grande Raffaella Carrà, che si era spenta pochi giorni prima. Però diciamo una Pasqua sicuramente sì, diciamo, movimentata direi per tutti. Ma Ma le uova ve le spaccate con la testa? non ho Sandy, ma capito. dai, è importante, le uova le spaccate con la testa.
Sì, l'ho spaccato con la testa, c'ho anche Te lo sapevo! il video. Valerio che dà ancora una volta prova della sua superba intelligenza. Della Ma lo perfezione, non ho il sapevo video. che lui Non ho era il uno di video, quelli che però sì. Sì, no, vabbè, ma so le basi, ragazzi. Tra l'altro, quei bastardi dei miei parenti, che cosa hanno fatto? Mi hanno dato prima l'uovo con le nocciole, che quindi quello è tipo dare una capata al breccino Accidente e armato. non si era Sì. spaccato. Poi, anche quello lì, dai, sono riuscito a romperla. Poi c'è stato quello lì fondente, invece che è venuto giù facile, però dentro ci ho trovato un ciondolino che era una casa stilizzata con dentro un cuore, era molto carino. Ah, l'ho trovato anche io. Era dei baci? Quindi non sono unico. No, l'hai trovato quello No, l'hai vabbè, a trovato parte nei gli scherzi. baci. Era una battuta, visto che Tommaso mi imboccava sulla via della superbia. Comunque, secondo me le uova di Pasqua sono un'inculata, perché gira e rigira sono sempre i soliti regali. Uno dice, ah, guarda che cosa ho trovato, poi Beh, però è anche Valerio, quell'altro, vedi, anche Sandy ha non trovato è quello. Natale, Pasqua non è Natale, quindi non è che devi andare a puntare sull'originalità del dono, ma nel concentrarti sul cioccolato, l'agnello E e non lo tranquillo che l'ho so. fatto, e tranquillo che ci sono riuscito Benissimo, e benissimo. allora siamo a posto. Però non Perché divaghiamo siamo qui troppo. noi? Esatto, perché stiamo per salire in cattedra e dare i voti a voi che ci state ascoltando. Perché per una volta Gin Tonico tiene una lezione al suo corso. Il corso che ti spiega è un corso che non esiste, a cui nessuno ha mai pensato, ma è molto utile perché è il corso che ti forma sull'università in generale. Quindi, Vero, bellissimo. su questa imboccata lanciamo la sigla e ci ritroviamo tra un minuto. Perché la sigla ce la dimentichiamo, ma la sigla è importante, ragazzi, eh? È Fa parte del vero, brand. fatto con amore. Esatto, col cuore. Sì, poi vostro. Allora, aspettate, eccomi. Velocità, velocità, Sì. velocità! Subito! Ah! Mi sono reso conto che bisogna correggere prima che il mio televisore cada, che c'è scritto in onda alle 18. Dovevamo un Ah, tempo. perché era la prima. Allora lanciamo una sigla nuova, lanciamo questa sigla. Scusatemi qua, amici. Mi ha preso una fitta al fegato incredibile, però ci stava, però ci stava Tommaso. Quindi Voi possiamo chi nominate? cominciare. Voi chi nominate questa settimana? Io nomino disco perché non è una vera facoltà. Basta, iniziamo col dissing. Vabbè, Così. vado via. Cioè, come ho iniziato, vado via. Parlavo di noi, ma va bene lo stesso. Io Cioè, Tommaso, c'ho ancora da sono capire se sta studiando chimica, ingegneria chimica o ingegneria de de Tommaso. dei geni, capito? Cioè, se ne fa l'università di gossip. Comunque, vabbè. Io studio ingegneria E dello sto, spettacolo. leva il di, leva Vabbè, il. lasciamo perdere. Comunque, prima Isco, che io dico. La mia si chiama questa Isco. puntata degeneri, interrompo Tommaso per il bene di questa puntata, di questo trio e della radio e dell'Università di Pisa. Allora, iniziamo con il manuale della sopravvivenza per gli studenti, per le matricole Vai. e per Intanto niente. chiediamo in chat, facciamo un breve censimento. Allora, Mi sono un attimo distratto.
Vai. Allora, Vale, laureato in disco, adesso studi? Comunicazione d'impresa e politica delle risorse umane. Perfetto. Politica delle risorse umane. La politica c'entra sempre e ci fa sempre un sacco di sforzo la politica. Sandy, laureato in disco. Esatto. Aspettate, dis o co? Perché voi dis due... Dis e co. Ma quello è desigual. Ma siete spettacolo o comunicazione? Comunicazione. Sandy, comunicazione. Ok. No, non sei spettacolo? Spettacolo? ragazzi sto malissimo. Allora, volevo dire... Sì, io sono comunicazione. E tra l'altro, esatto. Però in realtà la specialistica la sto facendo sullo spettacolo. Okay. Ah, ok. Io invece, così, Valerio, risolviamo uno dei grandi arcani di questa puntata, giriamo la carta del mercante in fiera. Io dovrei laurearmi quest'anno in biotecnologie, cioè del dipartimento di biologia. Ci portiamo a bere. Esatto. E invece vado a sapere chi ci sta seguendo che cosa studia, perché era per fare un po' già un censimento, un sondaggio d'opinione. Veloce che riscontra perplessità. Paura nel rispondere. Abbiamo ancora la nostra Cristina che ci ha, e forse che ci segue, che è collegata, che non ci ascolta. E... che in verità non ci sta ascoltando. Questo oggi... è come quando sei a lezione a distanza e il professore fa: qualcuno vuol rispondere, allora, da casa, e fa dire che sono tutti via dalla camera. Ragazzi, io ora non credo che questo video arriverà al mio professore con cui dovrò fare l'esame tra ma poco. Ma perché lo stai dicendo? Però... vabbè, vai. La sei guffata, vabbè. Ce l'ho fatti tuoi, vai. Vabbè, posso... allora, io ve lo dico, io credo di non aver avuto una lezione online con l'onore di avere la mia presenza mentale, cervellotica, per seguirla. Cioè proprio non ce n'è stata una. Io mi ricordo una delle prime volte che era scoppiata la pandemia, c'erano le lezioni online, c'era la mia università, Sandy, non so se te lo ricordi. Alla nostra università ha detto no, noi le lezioni online non le facciamo. Poi quando hanno capito che le cose andavano un po' più lunghe, hanno incominciato a dire vabbè, no dai, ci inventiamo qualcosa. Però io sa cosa era, mi svegliavo dal letto, andavo in cucina, prendevo il caffè, mi preparavo la mia colazione, la portavo in camera e facevo quello che stavo facendo a letto, cioè morire così la mattina, però mangiando e facendo finta di ascoltare, anche perché ragazzi... No, è vero, io ma prendevo il cellulare e stavo fissi lì, abbiamo una clip esclusiva di Valerio durante una di queste prime lezioni, adesso la mandiamo. Vai. La pizza è buona però. Esatto. Anche i miei capelli però. oppure se preferite questa, anche un'altra clip inedita, divertiamoci, diamoci una martellata sui coglioni, dai ragazzi, scusa. Ecco, insomma, ho avuto queste clip esclusive di Valerio Gatti, diciamo in versione studente poco diligente, però molto poco diligente. Quindi te stai per le persone in presenza? Io sono, sì, per stare in mezzo alle persone. Abbiamo anche il nostro Alessio Pergolano. Buonasera. Alessio, tu cosa studi? Perché chi lo sa? Ce lo lasciamo. Intanto, scusatemi, ditemi qual è il vostro rapporto con la DAD. No, comunque, scusate, state un perché attimo comunque, fermi. Comunque state io... fermi. Tommaso non ha detto cosa studia. Ha detto? Ma, Sandy, tu ti droghi di brutto? No, ma allora è perché mi si interrompe, perché io non più vivo da scatti. Io te l'ho detto. Come vedete...
Io vi dico solo che questa puntata già è stata decisa di tipo 2 ore fa, cioè io non avevo in programma di farla. Mamma, io non ho sentito. Né nessuno di noi. Poi Sandy si cala le pasticche alle 9 di sera. Ma voi mi vedete bene? Perché non noi mi ti vediamo bene. Ferma, non so se sei te che ti muovi lentamente o hai un ictus in corso. Cioè, Sandy, esatto, infatti chiamiamola 118, anzi 112, perché adesso non c'è più il 118. 112... tutto a posto? No, ok, no, va bene, tutto ok. Mi è ritornato in mente. Quindi ho perso la memoria. Allora, ragazzi, per questo, perché non dovete assumere gli oppiacei? Perché e non fare disco? Perché finite come Sandy, se mi chiede due cose. Le due cose separate vanno benissimo, ma se voi le combinate, arrivate a... È la 20, fine, 20, è la fine, 24 è la anni, fine. Così. Ecco. Val, ecco, Ale è uno della vostra gang. Esatto. È uno della vostra gang. Ma infatti, pensi perché ci si troviamo tutti nella radio? Cosa bella la battuta, bella, tra l'altro non troppo forzata, a.k.a. merendine, perfetto per la colazione in dad. Chapeau, veramente, qua siamo davanti a un autore, diciamo, di Zeli, direi. Questo parallelismo, che questo fraseggio lo diremo calcisticamente, questa punchliner, questa spallata entrata in mezzo busto all'università di disco. Esatto. Dunque, io mi sono divertito, devo essere sincero, io mi sono divertito, ho patito tanto, sì, però mi sono divertito a fare disco. Vabbè, cavolo, di certo che ti sei divertito, non è che... No, divertito perché alla fine ci sono state più poche materie che proprio ho patito con tutto me stesso, però poi il resto, tutto sommato, mi è sempre interessato, quindi vuol dire che l'avevo azzeccata, anche perché io dico sempre, sono onesto su questo, che se io non avessi fatto questa roba qui, io probabilmente... Non mi viene in mente altra università che avrei potuto... Avrebbe fatto il buttero lì in Maremma. No, io avrei pensato a una frequentazione all'Università della Strada, immatricolato all'Università della Vita, non lo so. Ci sta. Non lo so, a scrivere poi le massime di Bukowski sui muri della stazione di Grosseto. Esatto, facendo criminalità. E CrossFit. Qual è stato il peggio esame per te, Tommy? Il peggiore? Allora, se c'è qualcuno che mi conosce all'ascolto già lo sa, però sicuramente il mio momento topico l'abbiamo avuto con matematica, esame del primo anno che io ho superato al termine del terzo anno, esame competitivo per altri esami, esattamente all'ottavo tentativo, allo scritto, dopo aver fallito un orale e aver ricominciato da zero. Quindi ve la sto mettendo giù in modo completamente indolore. Di startup superato perché ho lavorato con me stesso, ho fatto sedute, esatto. può darsi che io e te ne avessimo parlato di questo esame, ma si sente sicuramente perché io ricordo di te. Sandy, stanno ritornando i demoni, vedi che esatto. Si cambia. Parliamo di te. Saluta Mazzola, ciao. Parliamo di te subito. Il capo è quella che di matematica che mi dice al primo orale che devo ritornare. No, c'è Tommaso dopo aver fatto lo scritto. Chiudere. Dopo aver fatto lo scritto. No, veramente. Aver fallito l'orale dice non vado via. C'è la religione. Esatto, se non metti l'ultima. Però. No, le altre persone però dicevano che... Le persone che tremavano a vedermi, cioè... No, tanto affetto, veramente. Questo sono io, Chiara D'Alessandro. Ma... Ti hai rifatto le treccine perché tanto... tanto per non farmi riconoscere. Però volevo dire, io parto da questo momento, come dire, di difficoltà per fare la prima stilettata a un luogo comune che viene detto sull'università. E che in effetti anche quello che ha detto Valerio un po' suffraga questa opinione, cioè ti viene detto all'università studierai solo quello che ti piace. Ecco, questo è un luogo comune. Questo è un luogo comune. Cioè, hai scelto la direzione in cui andare, ma il percorso che farai non è impossibile che ti piaccia tutto, e tu pensi veramente che no, vabbè, ma... In realtà io non ci pensavo oggi, non esiste un corso di laurea dove davvero non hai esami... che attingono proprio ad altri ambiti, perché fai economia, studi anche diritto, fai diritto, giurisprudenza, fai anche economia,
fai infermieristica, ma fai anche biologia, chimica, chiaro, a dei livelli diversi. Ogni percorso ha qualcosa che chiaramente non ti riesce o ti risulta noioso, difficile. Però diciamolo, cioè nel momento a chi si iscrive, nel senso, forse viene un po' edulcorata questa cosa perché viene vissuta l'università come la liberazione dalla schiavitù, dalle catene delle materie liceali, dove c'è sempre qualcosa che non piace. All'università la cosa si assottiglia, si riduce di intensità, ma non sparisce. Quindi questa forse è la prima cosa che direi a chi si vuole iscrivere all'università. Nel più c'è anche il meno. Ma più che altro perché alla fine io... ci sono alcune persone con cui ho parlato e dicono no, io odio l'università, a me piace la vita che fai all'università. Cioè mi piace più la vita universitaria che l'università. Io devo essere sincero, anche fare l'università a me piace. Nonostante io sia una persona che soffre gli esami in una maniera esasperante, voi due lo sapete, sono una persona molto ansiosa per chi non mi conosce, sono una persona molto difficile da avere accanto in periodo di esami, però ragazzi, non potevi averle tutte, capito? Il fascino, il carisma, la simpatia, capito? Qualcosa doveva macchiare il quadro. A parte gli scherzi. Dico questo per arrivare, continuare il filo conduttore che avevi fatto te sull'esame peggiore che hai dato e chiederlo a te qual è l'esame peggiore che tu hai fatto. E poi vale anche tu, non scampi. E anche poi alla chat. In coda abbiamo anche la chat, non sfugge. Chat, preparatevi. Allora, io penso l'esame peggiore... Allora, in realtà un esame... Io non li vivo male gli esami. Cioè, non ci vado troppo in paranoia. Normale, vado con l'ansia da prestazione, però niente di che. Quello in cui veramente mi sono alzata dalla sedia, avevo preso il voto, ma mi sarei buttata dalla finestra più volentieri, è stato Cinema 2 con il cucù. Il cucù! No. Oh my God. Il cucù number one. Grazie. Allora, lui arrivava a lezione e stava tipo così. Lui dormiva a lezione, ti ricordo. Forse non si poteva dire, vabbè, niente, facciamo finta di niente. E no, io andai a fare questo esame, eravamo in una stanzina, non so se hai presente che classe è, Valerio. Sì. E era quella stanzina da tipo che è 1 metro per 1 metro, e io avevo 11 persone alle spalle, più lontano mi stava tipo qua, lui mi faceva le domande, io ero entrata nel panico e stavo così. Hai pensato di essere caduta in una trappola sessuale, di la verità. No, io stavo muta, Lui mi continuava a fare le domande, io stavo muta. E tu, cucù, però potrebbe non appoggiarmelo, grazie. perché si sta alzando in piedi, scusi. Cosa fa con quella zip aperta? Potremmo essere denunciati per questa roba, ragazzi. Tagliare. No, invece uno mi fa tenerezza, povero signore, ha 7.000 anni e è super dolce. E, tra l'altro ho scoperto che da giovane lui è stato espulso dall'università. Allora, io qua, prima di dire la mia esperienza, io ora dico questo. Aspetta. Siccome è oggetto di dibattito, io poi vi chiedo, ho sbagliato, Sandy, oggi andrà tutto male in questa puntata. Allora, lo volete che ve lo dica ora o che se ne parli dopo? Perché io, secondo me, vengono fuori cose belle. No, diciamolo adesso, visto che chiudiamo il corollario e poi la chat. Perché e poi vado io. Vediamo la chat, tipo Alessio. Alessio Disco, scusami, cucù lo deve aver fatto? È obbligatorio? No, perché quello è terzo anno, poi è scelta, tipo com'era? Ah. No, il Cinema 2? Puoi anche non farlo. Puoi anche non farlo. Ale, aiutaci! No, forse hai ragione, è scelta. Sbroglia la matassa. Ma oppure dipende da cosa, però dipende da cosa hanno scelto, perché se loro hanno scelto discipline dello spettacolo ci sta che intanto i nostri ascoltatori cosa dicono, mandiamo la clip. E noi che cazzo facciamo, non capiamo un cazzo? No, per sapere su Cinema 2 Cinema 2 ho visto tutta la cinematografia di Orson Welles. Cazzarola, che riso. Oh, è bravo, poverino, per Dio. Cioè, ecco, ragazzi, cucù fatto a distanza.
Ecco. Ma no, fatta a distanza a me fece tenerezza, ne aveva voglia. Esatto. E poi non so se con te lo... Voglio sapere questa, Alessia, con te lo faceva questo. Che problema c'è? Non faceva questo con te? Oh, dai. Non la vedo, signorina, non la vedo. E io, ma forse sono io che non vedo lei. Forse perché sta dentro lo schermo. Mamma mia. Poverino, aspetta, veramente. Ale, vediamo un po', aspettiamo conferma da parte tua. Il cucù entra dentro la telecamera e ti esce in casa? Esatto. E ma mentre si apre la Jeep? Miglior film, la versione dei porte. No, che dici? Ma noi rischiamo di essere denunciati per diffamazione, no? Sono serio. No, non è diffamazione. Non cioè, è vero. Anche perché io vado in galera per 20 anni. Da che... Sì, ho dovuto dire. Io, ecco, vedi, te hai avuto il coraggio. Io sono stata zitta tutto il tempo, ho fatto finta di niente. Sì. Ma come, Sandy, ma non l'hai fatto in presenza con lui che te l'appoggiava? Il primo sì, poi non contenta sono tornata da lui e ho fatto il secondo, teoria della narrazione. Ok. Quindi il cucco, diciamo, un personaggio che sicuramente dà il meglio di tutti gli esami online. Sì. È come se fosse lui sullo schermo, nel senso veramente. Sì. Lui è nello schermo perché ci si infila dentro. Sì, ma poi vediamo anche gli altri, perché... abbiamo altri spettatori. Ora Ale l'abbiamo messo sotto torchio perché era il primo iscritto all'esame, visto che parlavamo di date, appelli e tutto quanto. Ma qualcun altro vuole sfogarsi in questo spazio? What happens in gin tonico stays in gin tonico. Ricordate, e poi su YouTube, no? E poi se e poi, e poi sulla Rai, e poi sulla Rai, ma non potevamo dirvelo. E poi dalle 2 alle 2 e mezza ci lasciano mezz'ora durante la notte. Qualcun altro se vuole liberarsi di un peso? Vado io intanto. Allora, va bene, liberaci. Allora, ho una storia che a un certo punto subisce una variazione. Perché? Perché? Perché ho iniziato la magistrale. La magistrale, ragazzi, accidenti a chi di più. Allora, cioè, mi sta già prendendo il fuoco interiore, no? Vai. Allora, il primo esame che proprio mi è andato, non che mi è andato male, perché poi ho preso 24, però proprio che l'ho patito fino alla fine ti ricordi? Era quell'esame che io feci, e veramente ricordo anche la domanda. Ero sicuro che andasse male, e perché c'era lui che era un pezzo di merda. Non farò nomi. Era storia dell'arte. Era una donna, no? Infatti, quello che sapevamo noi era una donna, non era un uomo. È vero, era una donna. Cosa sapevate voi? Quello della comunicazione dei media, sociologia dei media. Quello ci avevi detto. Quello che è successo più recentemente. Dai, Valerio, che ti mamma mia, no? Lasciano 13 esami. No, allora quello no. Ero scordato. Allora. Storia dell'arte. Allora, probabilmente c'era questo lì che era un pezzo di merda. In parole molto semplici. Vedi, esame alle 9, arrivate alle 10 e mezzo. Poi arriva a cominciare a fare. Scusate, ma io ho capito di che parli. Scusate un po' per ritardo, insomma, sono qui, ora arrivo e faccio l'esame. Vabbè, è vero, parla. E brevemente si siede e incomincia a dire: allora questo, ma questo c'è, allora vieni qui, il primo numero, vai, Sandy Cioni, a caso, no? E arriva, Sandy Cioni fa l'esame. Che cosa noto appena arrivo in aula? Noto che lui non c'era, ma c'era anche quest'altro assistente, che poi durante l'esame ho scoperto fosse il professore della magistrale, che teneva le persone un'ora, ma di orologio ragazzi, un'ora, a fare l'esame con tanto di assistente. Lui inizia a fare gli esami, 10 minuti, vai a casa, che si è visto. Solo che lui che cosa faceva? Lui faceva due persone e poi andava via, ne faceva due e poi andava via. Io la terza volta che è andato via, io ho preso, mi sono alzato, sono andato in bagno e ho vomitato, perché non ce la facevo più.
Corrodendo il fegato. Aspetta. L'inizio è terribile. Poi che cosa è successo? È successo che a un certo punto è arrivato il mio turno. Che cosa è successo? L'altro professore aveva già finito di fare gli esami da quel dì. E c'era lui che ha detto, sapete cosa? Ne mancano due. La ragazza viene con me. Gatti, chi è? Te? Sì, te vai con lui. Quindi mi sono fatto un esame che doveva durare 10 minuti davanti a 3 cristiani che mi interrogavano per un'ora dopo aver vomitato. Questo forse. Alle 2 di pomeriggio. Io mi immagino la alle 2 di pomeriggio. Ah, senti, ora non lo so. Però la piatella, brava, perché non c'erano le mascherine a parare il culo. Capito, lì era tutto, andava tutto. Quell'alito bello acido, bello acido che corrode anche il ferro. Bello, poi, ieri, se no, ho bevuto prima di entrare. È iniziata la magistrale. La magistrale è statistica, ragazzi. Statistica è stata più o meno la tua matematica, Tommaso, però in scala molto più ridotta. Ah, io lo so chi io è, la professoressa. L'ho data per... mi ha fatto perdere un anno statistica, ragazzi. Io ho detto, io vado all'università, voglio fare un'università dove non c'è matematica, ce l'ho fatta, a un certo punto è arrivata statistica. Ragazzi, un anno ho perso, un anno, non due, un anno. È una professoressa che inizia con la P, no? Sì, c'era la professoressa, a un certo punto, da quante volte mi aveva visto, l'ultima volta che ha fatto, eravamo in DAD, ha fatto l'appello, ha chiamato Gatti, non ha manco guardato se fossi io. Interessante. No, non è interessante. Senti, è drammatico. Quando non è per nulla interessante. Applauso con i mattoni. Applauso con i mattoni, madonna, ragazzi. E poi c'è quell'altra professoressa che, vabbè, riassumo tutto quanto con se hai un ciondolo in mezzo alle gambe, parti da 18. No! Allora, no, ragazzi, dissociatevi quanto vi pare. Noi, andate nella mia facoltà, tutti quanti diranno questo. Noi prendiamo le distanze da questi modelli antropoculturali che il patriarcato ci propina da secoli. Quindi basta mettere in difficoltà le donne professoresse e screditarle usando il tema del fallo come motivo senti che disquisizione, gogna professionale. Però poteva starci, secondo me è vero, esistono questo tipo di situazioni, sono molto vere. Però quindi va e ricordiamo la parola, posso dire la parola magica che ha fatto scatenare la tua indignazione, effetto San Matteo. Cosa ti provoca qui? Guarda, me lo ricordo perché è scolpita, perché ce l'avevi raccontata. Mamma mia, ti ricordi quel giorno quanto era arrabbiato? Tu pensa che io mi sono andata a documentare su che cos'era l'effetto San Matteo. Perché era il giorno dopo, Sandy. Noi abbiamo registrato il giorno dopo. C'era quella lì che mi ha detto, ma guardi i gatti, non ha digerito molto bene i libri. 18. Sono tornato la volta dopo. Sono arrivato lì. Che lei che cosa faceva? Lei faceva praticamente andava a discuterne. Qualcuno ci ha proposto di Valerio. Ma quale va su TikTok? Quale è Valerio che perché dice? Sono curioso. Secondo me è Valerio che indica tutte le cose. Valerio che retrocede nella sedia? Secondo me sì, no? Non ok, so. Ok, scusatemi. Scusa Vale, non ti volevo interrompere, ma ero curioso di sapere come sbancare i social, perché riusciamo a popolare. Esattamente. Vai, fatelo, ragazzi, cioè usatemi come meme, sfruttatemi, fate quello che vi pare, quello sapete. Ecco, anche sessualmente, subito. Sessualmente è da vedere. Allora, non ho detto di no, però. Torno la volta dopo. Ragazzi, le ho detto tutto, anche perché poi gira e rigira mi aveva fatto, se Dio vuole, anche le stesse domande, tra parentesi. Lei aveva questa cosa che andava via da Teams, apriva un'altra stanza con il collega, tornava e diceva il voto, e diceva, gatto, abbiamo... abbiamo valutato... No, Vale, no, non ti... non rivedere tutto. Abbiamo valutato il tuo esame molto, molto bene, sei stato molto bravo, a parte qualche piccolissima sbavatura, però hai risposto a tutto quanto. Abbiamo valutato il tuo esame con 23. 23 era.
A parte qualche piccola sbavatura, 23. Esatto, una sbavatura, come dire, ti metti il mascara e sembra che hai pianto come Katy Perry in Hot and Cold. Io in quel momento gli ho detto, tu spera in Dio che non scopra qual è la tua macchina perché l'ha finita. No, provi dentro Valerio, ti da te stesso, Valerio. Abbiamo chiuso. Allora, aspettate, per rientrare... Sono incazzatissimi. Io non capisco un cazzo, ma però mi sembrano incazzati. Ok, Morto. Adesso c'è stato un intermezzo musicarello, possiamo... stasera è una fatica. Valeria. È una fatica. Valeria ha già preso 7 denunce da che ha iniziato. Esatto. No, raga, non ci vuoi in galera, ma c'è dove... Ma non ci vuoi! Ma... Oggi siamo scatenati. Volevo dirvi no, questa, però. Io sono davvero preoccupato, perché io non ho detto nomi, ma Sandy sì. Cioè, e anch'io li ho detti. Però posso dirvi questo. Allora, per chiudere... Io mi sono pensato dopo! Sandy agisce prima di pensare. E le donne, ecco, le donne sono più impulsive, vedi, questa è la prova. A proposito di patriarcato. Oh, ma se vado in galera potete venire a testimoniare, per cortesia. No, veniamo a portarti le arance. No, io voglio la vostra testimonianza a mio favore. No, ti porto le arance. Allora, come ti dicendo? Cioè, dicendo che ragazzi, state seguendo il processo Johnny Depp Amber Heard? Io sì, no, vabbè, ma io la mattina sì. Io la mattina sono lì che scrollo Google, ragazzi, cioè proprio ma ti ha preso comunque. Sandy, c'è Cristina che studia giurisprudenza, quindi, come dire, consigli legali sappiamo a chiedere, non solo sa fare le carte, quindi legge il futuro, ma ti può anche dare una strategia giudiziaria. Secondo me, se ora Cristina legge le mie carte, ci vede un due belle sbarre spesse così e fanno niente. Esatto, e le arance. E le arance. E le arance, tante arance. Però quello che volevo dire, per suggellare questo discorso, visto che abbiamo praticamente fatto la caricatura di questi insegnanti, io infilzo ancora una spada su quella di matematica, perché vi racconto questa scena che ha dell'incredibile. Fermi tutti. Luglio 2019. Voi siete mai stati al Fibonacci, in quelle aule a gradoni, in fondo, dove c'è la segreteria per gli esami, per la laurea, dove c'è in fondo ci sono le due segreterie? Ecco, sì, Cristina. Ho capito. Ok. Esatto, volevo dire grazie, Cri. Ci sono delle aule a gradoni, fate conto che sono delle aule da 300 posti, 200 posti, ok, enormi, a gradoni che salgono. Okay. Non hanno finestre, ce l'hanno in alto a 20 metri da terra e non si aprono mai le finestre, quindi non c'è ricircolo se non attraverso le porte. Immaginatevi, come dire, una sala di un cinema la cui unica aria entra dalle porte. Ecco, come nei cinema, ma voi nei cinema non state, ci state il tempo di un film e uscite. Allora, poi apro una parentesi, il Fibonacci è simile, per non dire uguale, ad Alcatraz. Chiuso la parentesi, prego Tommaso. Temevo un paragone peggiore, bravo che ti hai detto Alcatraz, perché sulla A diciamo che sembra un po', sì, sembra anche una fabbrica per i bambini indonesiani, ecco, per non usare paragoni storici brutti. Sembra una fabbrica di scarpe della Diadora o della Adidas, insomma, dite voi. Comunque, o di palloni. Allora, in questa stanza era il 12 di luglio, esame alle 9:30, temperatura percepita a Pisa, con quel bell'umidino, quelle zanzarine che ti ronzano attorno, no? Che danno quell'aria un po' frizzicarella. Temperatura percepita già alle 9:30, 25 gradi. Relax. Ora relax. L'esame dura 2 ore e mezza. 2 ore e mezza l'ho scritto. Vi dico solo che quando mi è arrivato il foglio, il mio avambraccio ha sollevato il foglio grazie alla potenza dell'acqua sulle mie braccia, ok? Io, la prima cosa che ho fatto non è stata, ok, leggiamo la prova, no, i cazzo di fazzoletti dove sono, perché mi devo completamente evaporare tutto il sudore. Ok, arriviamo. Ma ti sei andata a fare una sauna, no? Un esame? Certo, perché già matematica mi metteva a mio agio. In più a luglio ho trovato il compimento del mio nirvana. E vedo in che a luglio eri te, la prof? Gli altri no, perché e le onde di caldo che sono...
Esatto, eravamo io, la palla vegetale, la prof, l'assistente, e essendo un esame annuale eravamo in una ventina, quindi non eravamo pochissimi. Allora, cosa vedo? Una ragazza nel primo banco dei gradoni si alza e va dalla prof e le dice qualcosa. Fa per tornare indietro, ragazzi, questa poverina si accascia a terra dal caldo. Lei probabilmente non aveva mangiato, soffriva di pressione bassa, si accascia a terra. La prof subito si spaventa, mi sembra fa sdraiare, le alza in sulle gambe, la mette con un qualcosa dietro la testa. Addirittura un ragazzo prova ad alzarsi per aiutarla, la prof e questa poveretta, e lei gli fa no, stai fermo, per paura che chissà cosa facesse durante la prof. Ma questa non è arrivata la parte più bella. Quindi sta poveretta la manda in bagno, poi quando si riprende, e le tiene il foglio. Ma la parte più bella arriva adesso. Questa ragazza torna dal bagno, tutto sommato ripresa, sarà andata via 10 minuti, un quarto d'ora, torna e fa per prendere il foglio. E lei cosa le dice? No, 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 prova finita. Quindi questa si è vissuta il quarto d'ora più magico della sua vita. Ha rischiato di rimanerci secca, caldo, umiliazione, perché comunque hai 20 persone, lei era a terra, quindi tutti l'abbiamo vista, che succedeva, e non hai potuto nemmeno fare il compito, quindi bocciata. Metti che magari avevi fatto un esercizio e mezzo, non era la grande scoperta, però voi vi immaginate il senso cocente in tutti i sensi, perché anche a 30 gradi di Madonna, sconfitta. Io allora, guarda, quella me la porto con me per sempre, basta. Fine del sarò delicato. Vai. Promesso, sarò delicato. Allora, a parte Creed, dici se siamo papabili per querela o denuncia. Oh, cavolo, giusto Creed. Sandy soprattutto, io... Sandy, ho capito, ora tanto, voi tanto fate sempre così, mi mandate avanti me, io prendo... Hai detto il cognome, io non l'ho detto, perché devo andare a galera io? Ma per così, per farmi compagnia, scusa. Dai, diamine, non è che vai a Garda dal 2000 a galera. Ma non me ne frega niente. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, allora, sarò delicato. Cioè, tipo, allora, io e lì te si aprono due strade, secondo me. Cioè, tipo buio o bianco, si aprono due strade, una va a destra e una va a sinistra. Una va, devi continuare gli studi, quindi respira profondamente. Bravo. Cerca di mantenere la calma. Sì. La destra è abbandono gli studi, me ne vado con classe e prendo a schiaffi la professoressa. Cioè, perché secondo me questa gente non si rende conto. Cioè, qui arriva quella cosa che volevo dire io prima. Apro il dibattito, apro il quesito. Vai. Cristina, come allora, sicura avete visto? Che ha detto? Ha detto perché avete dubbi, perché stavamo dicendo prima degli estremi per una denuncia. Ma cosa va su TikTok, se è scoperta? Adesso ho chiesto prima, ma penso che arretra. Vai. E si carica in versione Super Saiyan. Mi sono scordato cosa volevo dire. Volevi iniziare questo grande apro un quesito. Allora, il professore, no? Vai. Come diventa stronzo? Non valgono situazioni omosessuali. Non l'accetto. Aspetta. Perché io ho un amico che studia matematica, che ha iniziato a fare il supplente. Ok. Lui è sempre stato è sempre stato molto molto scialla come persona. Cioè, studiava il suo, era uno di quelli che finché non ci riusciva, stava lì, picchiava duro e cercava di. Quindi anche ammirevole. È andato a fare il professore o è diventato di uno stronzo? Ha detto che fa delle interrogazioni impossibili. Io gli ho detto, ma perché? Cioè, perché lo fai? Invece c'è un'altra ragazza che invece è buona come il pane, perché dice, io ho patito come un drago, non voglio far patire anche le altre persone. Quindi abbiamo io voglio capire cosa scatta nella mente di una persona. Sì, però anche quest'altro ragazzo, cioè, ha cambiato università, da Pisa è andato a Siena, cioè, quindi ne ha passate, eppure va lì e fa lo stronzo. Cioè, io voglio capire cosa va a cambiare. Quindi da una parte
emulazione, dall'altra come allontanamento, riconoscenza, senso di far di capire le persone che hai davanti, no? Chiediamo alla nostra psicologa. Fallo centrico tuo, Tommy, adesso ti ha risposto, è il tuo discorso fallocentrico che andrà su TikTok. Ah, ok, il discorso fallocentrico. Perfetto, ragazzi, io prossimamente su Frida, vedete questa faccia? Io prossimamente su Frida, secondo me prossimamente tutti che ti faranno il verso. Che dicono, che muovono la labbra con la tua voce. Mi fate sola. Questo regalo, amici del TikTok che poi vedranno, insomma, vi fate, prendete il mio audio e mi doppiate, perché quello per me posso abbandonare anche l'università. A un passo dal esatto. E comunque la barba com'è venuta, Ale? Tutto a posto? Tutto a posto? Non vorremmo averti disturbato, che la regolazione della barba è un'operazione che le donne non conoscono, quindi non lo possono sapere, però... Il discorso fallocentrico e poi è la vera... È così, è l'ipocrisia è il succo della nostra società. È vero. E l'incoerenza. Però, no, la cosa audio del grande potenziale, assolutamente. Comunque, stavamo dicendo, come mai si diventa così? La psicologa Sandy Cioni stava rispondendo. Psicologa, dottoressa Cioni, come mai secondo lei da merda si genera merda, ma da merda invece può nascere anche, come dire, non dico un fiore perché oramai è una frase è già... È stata troppo utilizzata. Esatto, però perché da un insegnante stronzo può uscire un discepolo invece empatico, quello che vogliamo, tutti gli aggettivi positivi che ci vengono. Allora, innanzitutto io non ho nessun titolo, comunque... Innanzitutto io sparo solo cavolate. Paura della lobby dei psicologi, Paura della lobby. Allora, paura della lobby degli psicologi, ma soprattutto paura della galera. Esatto. Perché qui partono davvero le denunzie. Ma non lo so, secondo me ci sarà anche una percentuale di tua personalità. E poi secondo me se sei giovane ci sta che a seconda di in quale scuola entri tu ti debba difendere, capisci? Cioè immaginati me con il mio carattere, io, che vado a insegnare in una classe di pazzi scatenati che ti rispondono male. Cioè le tue opzioni sono due, sei molto giovane, quindi loro ti vedono quasi come una loro pari, perché va bene, percepiscono che sei un po' più grande di loro, però alla fine quanto c'hai più di loro? 7 anni? Non è che è questo grande divario, capito? Quindi alla fine, secondo me, se sei giovane ci sta che tu lo usi un po' come arma di difesa. Io non so dove insegna questo ragazzo. Detto questo, io sono dell'opinione... Boh, allora non lo so. Il castello di carte di sé. E dunque... Come no, non è vero, non è vero, perché no, se no entriamo in un altro pregiudizio. Non è vero, perché anche al liceo sono cattivissimi. Va bene, Sandy, bravissima, che figurone. Ma voi cattivi questa sera. Ah, vanno per bando. Ma lui perché ride così? questa sera Sandy dorme, serena, niente incubi, tranquilla. Oddio. Allora, andando avanti, comunque, abbiamo una clip esclusiva con Sandy. Cioè, con Sandy. Un attimo, Valerio, non puoi ridere così tanto, non riesco ad andare avanti. Dicevo, cioè, siamo entrati in possesso di una clip di due momenti topici. Sandy che affronta che vince la causa perché inizia il processo per diffamazione, e dall'altra parte Valerio che si presenta all'esame di storia dell'arte X e vede che, come dire, è questione di vita o di morte in base a chi passa. Abbiamo questa clip esclusiva, la facciamo vedere. No, ma non su tutti. Ok, cazzo su tutti, e se posso vi mando a casa tutti. Ecco. Vabbè, io comunque dall'inizio della puntata ho offeso almeno 7 categorie di persone diverse. Sandy, io mi sento un po' sorpresa. Valerio, la devi finire.
direbbe Gianni Morandi, sta andando forte, ma parola forte. Ma parla allora. Distrutta, cioè, proprio... era 5 minuti che parlava. Vabbè, allora, no, però ricomponiamoci un attimo, perché volevo proporvi un gioco a noi e a chi ci sta seguendo in chat. Allora, voi sapete che esistono in diverse dottrine, tra cui quella cristiana, ma anche, diciamo, nell'etica, i famosi sette vizi, sono sette, sì, i sette vizi capitali. I sette vizi capitali, che in realtà si chiamano impropriamente peccati capitali, no, sono vizi. E sono stati, vabbè, insomma, per chi può interessare, sono stati teorizzati, pare, per primo da Evagrio Pontico, quindi ricordatevelo per fare bella figura alle cene. Io ho proposto, vi propongo questo gioco. Ciascun vizio capitale inserito nel contesto universitario. Per esempio, facciamo subito un esempio. Vai, facciamo un esempio. Allora, intanto testiamo la vostra cultura generale, perché poi dicono che non siamo un programma che istruisce. Fatemi l'esempio di un vizio capitale. Ma guarda anche in condizioni a Valeria. L'hanno detto la concorrenza di Mediaset, capito? Quelle facce di merda, le asfaltiamo con lo share, anche senza i fratelli Rodriguez. Allora, vizi capitali. Vale, dimmi un vizio capitale che ti ricordi. Uno. Lussuria. Ah, bravo. Oh, allora, la lussuria in chiave universitaria, la lussuria è praticamente un desiderio sessuale incontrollabile. Esatto. E se la dovessimo interpretare in chiave universitaria? Chi si macchia di lussuria e chi, diciamo, nell'ambiente universitario è il lussurioso, la lussuriosa, e perché? Chiedo anche alla chat, una mano. È difficile fare... questo gioco, Tommaso, non solo... Vabbè, è perché tu hai chiesto la lussuria, che era più difficile, che l'avevo tenuto in conto. Allora diciamola alla fine, facciamola la più facile. Ma la lussuria saranno gli studenti che peccano di lussuria. Ma cosa vuol dire? Ma cosa fanno? Vanno a farsi pompini dentro Fibonacci? Non ho capito, cioè... dobbiamo Tommaso, io ti ricordo una delle mie storie più belle dell'università. Ma non era fascinante dove facevano i pompini, no? Quando vedi uscire... Allora, a parte Valerio, che schifo! Beh, allora... facevo delle battute... Sotto la garanzia di anonimato, anche la chat, siete mai è venuti a conoscenza di gente che ha fornicato o simil fornicato nei bagni dell'università? Io no, sono sincero. Io ho solo visto uscire una coppia da un bagno. Eri tu che me l'avevi raccontato, allora. Io ho visto cose, però ero molto ubriaco. E tra le altre cose, ma io scusami, mi ricordo che c'era l'università ubriaco. Aspetta un attimo, ti posso spiegare. Una volta siamo usciti, era un mercoledì sera, avevo fatto tanto tardi, sono arrivato la mattina chiaramente alle 8:30, avevo lezioni, che ero ancora ubriaco. Ma è quando avevi convitato al Carmignani? Brava. Manca lo strappo al Carmignani. Ah, non c'è niente con la lussuria, però renderò pubblico quel giorno. Allora, io e altri tre miei amici abbiamo vissuto quella giornata come la giornata... era il 18 marzo, lo chiamiamo ancora il 18 marzo. Ero lì, avevo bevuto una marea di roba, cioè io penso che quella sera ero proprio al limite raggiungibile dal mio organismo, ma stavo proprio male. A un certo punto ero al cosiddetto muro del pianto, al Carmignani, ho girato l'angolo e ho sbrosciato, ho detto alla pisana, davanti all'entrata del Carmignani. Tant'è che il giorno dopo... Tre ore dopo questo evento, sono ritornato lì e c'era ancora. C'era la gente che diceva: ma che è schifo, ma chi è? Tipo, ero lì. Ma neanche ti ci viene. Ero lì che cercavo di coprirmi e da scappare dalla vergogna. Adesso posso essere denunciato, credo. Ah, sì. Scossa!
Cosa hai visto? Dai, vendiamo un po' queste notizie, queste notiziette così. Scusa, proprio. No, che sa, quando è così, quelle sere là vedevo gente che prendeva, andava lì, come può essere in qualsiasi altro posto, però dentro l'università no. Va bene, allora i lussuriosi sono gli studenti e le studentesse che, al di là del loro orientamento sessuale, dei loro gusti, trombano o fanno cose. Vai, diciamo, sì. Ma certo, sono loro. Vai. Senti, non è che perché tu l'hai fatto devi sminuirlo. È comunque un atto di... Prima di tutto, allora, sono già in galera per aver offeso 7 categorie di persone. Il serpente. La gag bang, la minchia. Lì dove dovevi tirare la pompa. Ah, ecco, anche la pompa sta nella gag bang. Ecco la gang bang, ma tutto questo. Vabbè, e, comunque i lussuriosi li abbiamo trovati. Chi va nei bagni? La chat è contenta, propone delle alternative diverse sui lussuriosi, sono più difficili, e Valerio chiaramente con la maestria del Titanic ha cozzato proprio sul primo scoglio, mandandoci a picco. Siamo d'accordo, i lussuriosi è chi ci dà dentro nei bagni dell'Uni? Con l'agilità di un elefante sono riuscito. Esatto, bravissima, a buttare giù i cristalli di Boemia. Però, diciamo, secondo me, tra i bagni che mi danno più l'idea di sudicio per questa cosa qui, i bagni del, come si chiama? Quello di Lingue, il Palazzo di Lingue. Il Boileau, ecco, bravo. Io ho una lezione al Boileau. Ragazzi, bagni del Boileau sono simili a quelli dell'autogrill, ragazzi. Ci sono sono degli scannatori. Allora, degli scannatori. Effettivamente anche quello delle bimbe fa un po' schifo. Che immaginati l'uomo, perché ricordiamo, citazione a Zero Calcare, che l'uomo non c'entra la tazza, cioè c'entra tutto quello che è intorno alla tazza viene preso, la tazza no. Esatto, disegna il contorno dell'uomo vegano, disegna l'uomo, il la chat cosa ci dice? Possiamo procedere al prossimo vizio capitale, che ce lo dà Sandy, dalla sua grande erudizione. Sandy, quale vizio capitale vuoi affrontare? Lira. Ah, l'ira, beh, l'ira. Beh, ne ho quanta voglia. I professori. l'ira. Ecco, ragazzi, però ora potrebbe sembrare che noi siamo una trasmissione di parte perché è fatta da studenti. Però quanto sono fastidiosi gli studenti saccenti e che si pongono in maniera altezzosa con i docenti, oppure quelli che non hanno magari studiato una parte e vanno a polemizzare. Perderai comunque, verrai annientato, risparmiati questa figura barbina. Pensi di essere un titano, no? Che si erge, però fai veramente una figura da ciabattaro. Lo vedi che sei tu il caciottaro, Fabrizio? Non ce l'ho, cavolo, questa, se no te la lancerei. Dobbiamo metterla. Mi sembrava comunque, di averci, allora, no, c'è l'audio. Però l'ira è quella che scatenano in te, cioè non è quella per cui loro peccano. No, è vero, no, era una deviazione dall'ira. Esatto, perché secondo me chi pecca, allora, o sono si chiamano bidelle, sì, personale ATA. Il personale ATA, brava Sandy, che ha imparato il politico. Dopo le sette denunce di personale ATA. Esatto, il miglio magari... più lungo, ti resta il miglio più lungo, l'ultimo miglio è il più lungo. Esatto, quindi me lo tengo buono per un altro po'. Forse loro quando fai qualcosa che non gli va bene. Ah, è tipo, vero, brava. Mi sono ricordata che quando sono rientrata all'università la prima volta che davo il Green Pass, stavano dentro sto cunicolo, io non avevo... fatto casa sta roba, mi sono fiondata nell'aula e lei è uscita fuori, mi ha quasi agguantato, capito? Mi ha fatto, bel Green Pass! Oh, santa madre! Possiamo dire che plesso era? Guidotti? Beh, basta, non faccio più un nome, scusate. Oramai Sandy, la capanna non la casa non la salvi, quindi non so, o loro o i professori quando gli prendono quei momenti pazzi in cui, però forse i professori più delle superiori. No, i professori però secondo me l'ira quando hanno davanti a loro lo studente irriverente, si incazzano.
I custodi secondo me raggiungono proprio custodi. L'apice, il personale alta, scusa. Tra l'altro penso a mia madre che mi ha detto, ora non li puoi più, mi diceva l'altro giorno, non posso più chiamare i bidelli, non posso più chiamare i custodi, ora tipo al bambino gli dice vai a chiedere al personale chiama Marco, capito? Comunque, l'apice lo raggiungono al liceo. Certo. Una volta si era sporcato per terra, era caduto qualcosa, ho detto guardi è caduta una roba, oppure mi ricordo c'era il bagno che perdeva, sono andato da lui e ho detto guarda c'è l'acqua in bagno, non è che si può asciugare, e lui ha detto che devo farlo io? È vero. No, dammi la chiave inglese, lo sistemo. Dammi un mocio, vado io, cioè non so. Ci mandiamo la dirigente, non so. qualcuno che abbia praticità. Tom, qual è il prossimo? Le dirigente è la prima che mi viene in mente. E vado io? Vai. Terzo, direi, la superbia. Ah beh, lì ce ne sono tanti. Questo, sono professori. Bravo, sì, questo direi che si commenta da sé. Il vero superbo è il profilo. Però anche quelli che dicevi te prima, gli studenti che vanno dai professori. È vero, ma anche a voi danno fastidio, è una cosa mia, cioè, a me danno fastidio quelli che all'ultimo, perché poi magari dopo devi andare tu, e quindi te li vedi montati da questa polemica. A me danno fastidio, sai chi? Quelli là che dicono... Quelli di disco. A parte quello di biotecnologie, però mi dicono... Adesso che te l'ho detto una volta lo sapevi. Gli dicono, no, io rifiuto questo 27 perché mi abbassa la media. Ah, bravo! Mi tiro una pedata, ti rimescolo gli organi, se me lo dici un'altra volta. Cioè, ti giuro. Sandy, ha fatto coming out. Sandy? Non mi vuoi bene, Tom, sì. Valerio. Sì, hai perso tutto. Ha mischiato anche i nomi, Tommaso. Calle, ma cosa si fa qui? No? Ragazzi, ti rimescolo tutti gli organi. Secondo me ha senso questa cosa, perché alla fine per determinati tipi di percorsi di studi, soprattutto a seconda di cosa vuoi andare a fare, non ti fanno entrare. Proprio non ti fanno nemmeno arrivare alla possibilità di fare l'esame. Tipo in giurisprudenza, se non hai tot... Io non ho perso niente! Sì, tutto. La faccia, scusami, ok. Se non hai tot voti, non entri nemmeno nella possibilità di fare un esame di abilitazione a un qualsiasi mestiere. Quindi ti dico, secondo me ha senso. Cristina, è vera questa cosa o la sbugiardiamo come sul liceo? Perché aspetta, guarda, se c'è un altro... Allora, non l'ho detto... Ma che poi Cristina che cosa ha fatto? Aveva iniziato a Pisa e poi è andata a Roma? Adesso è a Roma, sì. Aveva iniziato a Pisa e poi è andata a Roma, non ha finito? No. La carta. Che mi risulti, no. Confermo tutto. Hai visto? Cristina, grazie. Cristina, ti voglio bene. Vai, perfetto. E adesso ce la siamo persa o c'è ancora? Intanto che stavo scorrendo la chat. Vabbè, chiediamo. Comunque, quanti ci seguono adesso? Adesso siamo in tre, prima eravamo in sei però, ma stiamo andando verso le 11. Vorremmo sapere il terzo chi è. È vero. Secondo me è mia sorella. O è Paolo che ci segue sempre, anche l'altra volta. Però vediamo. Che si manifesta. Oh, tua sorella. Che Sandy, sta vedendo la povera Maila, la tua grande caduta. Come la caduta dell'impero romano d'Occidente. Che si sgretola. Maila ti ha voluto bene. Una donna integerrima che finisce al centro di uno scandalo contro la più grande università, contro una delle più antiche università d'Europa, perché ricordiamoci che la nostra UNIP fondata in quel lontano 1343 in supreme dignitatis, bolla papale, ragazzi, qua... Comunque, voglio dire una cosa, io ho visto diplomi di altre università, il nostro è troppo meglio. Sono d'accordo, anche se non ho ancora visto il mio, però quello degli altri era fare il generale. Andiamo avanti. Vizi capitali. Ah, questo è Ettore. Vizi capitali, ciao Ettore. Ciao. Allora, dopo, Vale, te ne ricordi un altro? O ti sei no, li ho finiti. Ok, Sandy?
se no vado io. Allora, abbiamo detto l'avarizia. Avarizia, benissimo. Avaro, beh, il prof quando ti mette il voto basso, come la prof di Valerio. Lo sapevo, i professori li condensano tutti questi. Braccino corto. Li chiameremo i professori alla genovese, così esatto. Comprendiamo questo logo. Bravissimo. E avarizia... soprattutto, secondo me, anche quelli che ti chiedono gli spiccetti per tre. È vero. Oppure, se te chiedi gli spiccetti, questi ti fanno... Esistono i professori che chiedono soldi agli studenti? No, penso altri studenti, altri colleghi. No, studenti. Ah. Però, okay. Scusatemi, raga, mettiamo a nudo una sorta di desiderio perverso di noi studenti. Se tu hai l'insegnante con cui devi dare l'esame, anche più in là, ce l'hai davanti alla macchinetta del caffè e non c'hai soldi perché non ha la chiavetta e ti chiede due spicci, tu cosa fai? Anche se non c'hai poi soldi per il tuo... I soldi glieli dai. Dai, smentiamo questa cosa che c'è sempre. Non lo so. No, ma sì, però lo dai, cioè li dai i soldi in generale, no? Cioè, se anche un certo, ma no, che... abbiamo finora descritto insegnanti e studenti come sempre in collisione. In realtà io non lo faccio perché tanto ho capito che queste cose non cambiano, cioè non fanno cambiare nulla. Gli uomini, oddio, ma questo si può fare, non posso fare nemmeno questo, non fanno cambiare nulla, cioè capito, non... chi segue, chi non segue, secondo me la professione gliene frega un cazzo, cioè capito, gli devi stare semplicemente simpatico a te o antipatico, sperando di starli il più simpatico possibile. Voi siete persone che attirano simpatia o no? Sto cercando di capirlo, credo di no. A questo punto, beh, direi Valerio. Insomma, nel programma non ti sopporta nessuno. Gli insegnanti ti danno voti bassi. Ti ammazzo, ragazzi. La vita sentimentale fatto, com'è? Un disastro? No, sono solo. Sto bene da solo. Sì, è un disastro. Questo si chiama in psicologia, anzi, in etologia. Studio del comportamento degli animali, si chiama effetto Cioni. Cioè tu praticamente la realtà la patini attraverso un foglio di carta velina, come quando lei gli chiedi un parere, lei fa no, vabbè, non penso che si debba esagerare, ognuno si può vestire. No, ecco, così hai fatto una cionata. Sì, che poi la bella cionata, la cionata me la sono presa io 2 settimane fa, perché lo so. Però non è che mi ero offeso alto, però volevo dirlo che l'avevo capito. Quando ho fatto la copertina per la moda, cioè Sandy non mi aveva detto se era bella o no. Sembrava una settimana dopo mi ha semplicemente detto no, vale, che semplicemente io credo che si debba usare per sponsorizzare la puntata dopo. E ho detto, ok, non gli è piaciuta. No, allora... Poi mettiamo questa cosa, Sandy, vuoi, meglio che non parli perché hai già fatto danni, quindi gli uomini parlano con le donne, le donne mi è arrivata una cionata proprio qua. La cionata è così, perché non vuol dire che non ti arriva non ti arriva la mazzata. Io pensavo di essere più discreta, sinceramente, mi dispiace tantissimo. Non ti arriva la mazzata. Ma presente quando ci passi con il marker sotto, cioè proprio è quella, la cionata. Allora... Perché la cionata? Non vuol dire che perché è sottile. Scrivi cionata, una cionata. Allora, una cionata. Alla toscana con la cionata. Una cionata. Esatto. Eccola qui. Comunque Vale, ti dicevo, hai cercato di indolare un po' la cosa, però un disastro anche la vita sentimentale. Quindi, insomma, qualche domandina io me la farei, no? Dicevamo, sai, attiri simpatie? Prendo voti alti all'università? Per ora, no. Allora, sì. Usa il potere fallocentrico, vabbè, non mi far dire altro. No. Sandy, tu, se vabbè, Valeria, ti vedo già che vai a casa della prof a dargli 2 bottarelle. Sandy, tu o al prof, o al prof. Non voglio fare discriminazioni di sesso. No, là, guarda, questa hai fatto una cionata, però, scusami, hai fatto una cionata. Cazzo, ci stai contagiando! È una malattia! Cosa? Statevi lontano, è contagiosa! Comunque, oggi non ho fatto nessuna cionata, perché prima ho fatto tutto un discorso. No, infatti pensavamo che avessero drogata. Hai detto ciò che pensavi oggi. Ecco, è fatto! Fuori dai genitori, ma che succede? Oia! Ma tu senti attiri le simpatie? A parte non dei professori, sì, dopo stasera no.
E dei ragazzini? Degli dei amichetti? Ragazzini? Degli amichetti? Cioni? Dipende. Vabbè, dipende, ok. Allora, non mi te ne attiri? Normale, una media nella mia vita, vedo che quando riscuoto un po' di simpatia da un lato, vuol dire che dall'altra parte ci sono già la mia testa. È matematico che qualcosa va male, va bene. Esatto, quella di matematica no, non le stavo simpatico. Allora, avarizia abbiamo detto, superbia, lussuria. Abbiamo ancora invidia, l'invidia, possiamo dirla, di alcuni colleghi quando vedono che è meglio di loro. È velata, si vede. No, è quello. È vero? È quello, certo. Ok. Sì, sì. Benissimo. Andrea, la prossima. Sì? Abbiamo ancora gola. Gola, forse la gola... Quando qualcuno porta il pranzo più buono del tuo e te hai i cracker e il formaggino, così fai... Quella, hai il pranzo di Bella Did, ok, però per rimanere in forma. Esatto. Però forse la gola è quando, posso dire una sensazione, non so se vi è capitata, quando a un esame per il quale magari non vi sentite particolarmente preparati e pensate che vada male, andate medio bene e quindi vi sorprendete... Magari giusto, no, non mi aspettavo di andare così bene. Però vi rimane quel groppetto in gola di... Però allora, tanto che c'eravamo, visto che comunque non era andato così male, potevo anche prendermi quei due puntarelli in più. Sono quelli che rifiuti. Quello è tipo una sorta di rimpianto. Ma la gola... Secondo me la gola è quello lì che avevamo detto prima, però all'incontrario. Cioè, te che vorresti prendere quanto lui. Però quella è invidia, mentre la gola ce l'hai con te stesso. No, cioè ce l'hai con te stesso perché non ti sei impegnato. Perché dici, cavolo, se sono arrivato qua con 3 giorni, a caso, 3 giorni di studio, potevo fare una settimana e prendere 2 punti in più. Però ti posso dire, ancora più sfacciato, 3 giorni è andata bene, potevo pure andarmi meglio. Tanto, perché a quel punto, ho capito cosa vuoi. Ho capito il sentimento. Dici, ma allora, cavolo, mi poteva dare anche 25. Cioè, Hai perso, è stata cattiva perché poteva darmi 25. Hai perso quell'umiltà e quella paura di, cavolo, nemmeno ce la faccio forse. Sei diventato sfacciato. Quindi, come dire, oh ciccia, i 2 mesi devi mettere, eh? Oh, dimentico. Questa per te è gola. But not forget. Ma questa per te è gola? Beh, è la gola di, come dire, di voler di più, capito? Cioè di eccessivamente chiedere da una situazione. Gola è abbuffarsi, no? È il desiderio smodato di cibo. Hai un desiderio smodato... L'avevo buttata tutta su quello, quando alla mensa prendi 4 piatti in più. Hai ragione, Sandy, però questo dimostra la statura morale di chi è in questa conversazione. Dio che dico! La mensa... <Oggi. ride> Bravissima, che fai il pranzo di Bella Did e io quello di, non lo so, di Ronald McDonald. Poi finiamo con, ecco, questa è il più forse era insieme alla lussuria, il più difficile, la accidia. Quindi il fatto di, nel bene e nel male, rimanere sempre un po' inerti. Io ce l'ho forse una classe di colpevoli di accidia. Vediamo. Vai. Se... No, Valerio, perché l'ho visto... Cos'è l'accidia? L'accidia è il fatto che sostanzialmente nel bene e nel male non prendi parte, c'è questo torpore, no? Nelle situazioni non ti schieri, non è una cionata perché comunque... È mossa dal bene, no, però... la cionata lo fa il passo, però poi subito no, la cinta è proprio il fatto che non prendi posizione né a favore del bene né contro il male, pigrizia, indolenza, l'ignavo. L'ignavo è più proprio, diciamo, colui che non prende proprio nelle decisioni, non si schiera. La cinta è proprio questo: non lo faccio, non ne ho voglia, non mi vuol dire niente. Allora, io ti devo stare con gli accidiosi, a me, cioè, proprio, ho capito, però io posso dire chi... Sì, è vero, è fastidioso. Per me, secondo me, a volte lo sono gli assistenti. L'assistente nell'accidia, perché per non scontentare il professore, per non... essendo chiaramente in una situazione un po', no, delicata, perché sei lo schiavetto o la schiavetta, eviti sempre di urtare, e quindi... a volte poi invece no, purtroppo si mettono a bastonare chi c'hanno davanti per farsi vedere belli, però molte volte rimangono sempre un po' dei filet, quindi loro sono forse i grandi accidiosi dell'uni.
Ricordo perché secondo me tipo, gli ci sono alcuni assistenti all'inizio partono gasati, no? Poi capiscono che sono gli assistenti del professore che alla fine no, alcuni chiaramente non fanno un cazzo e quindi proprio stanno lì che Svogliati, vagano sì. nel limbo, su una nuvola, capito? Così. E È vero, quindi niente, abbiamo sparato un po' di merda sull'università oggi. assolutamente. Siamo in chiusura. Volevo solamente farvi, avevo recuperato da internet un paio di video di DAD finite male. Siamo in chiusura, quindi 5 minuti al massimo e vi lasciamo liberi tutti. Anche perché alle 11:20 c'è una pezza di Lundini, non dimenticatevelo, anche se non è Radio Eco che lo fa. Non pagano per dirlo? Vabbè, non si sa mai. Un giorno Rai, lo faranno, senti. esatto, questa marchetta, riconoscetemela in ogni Vai. modo. Vediamo, ne ho selezionato alcuni, insomma, un paio notevoli. La DAD ci ha regalato anche, no, dei momenti, insomma, particolarmente divertenti, perché c'era il famoso microfono spento, microfono acceso. E chiaramente noi a casa, come Valerio, che mangiavamo come Mara Maionchi la pizza, buona la pizza, però se il microfono era aperto erano dolori. E allora, aspettate, ora condivido lo schermo. Aspettate. Ah, ok, condividi lo schermo e basta, quindi pensavo Sì, fosse... certo. Ok, scusa, pensavo Vedete? video. Sì. Ok. Fai Vedete? Questa è una tesi. L'inizio della proclamazione e in virtù dei poteri che la legge mi conferisce, la proclamo dottore magistrale in studi storici, antropologici e geografici con la votazione di 103 su 110. Grazie. Cristina Siddiolo. 103 su 110. Per favore, non abbiamo finito il nostro lavoro, quindi non lo intacchi. Forse è meglio che tolga il microfono. Appunto, stacchi il microfono, per favore, Viola. E anche l'audio, il video. Sì, anche il video non ha molta importanza, l'importante è che non interferisca con l'audio. Complimenti. Allora, Cristina Siddiolo, sempre in relazione alla prima parte. Ragazzi. Qua io mi sotterro, cioè qua proprio. No, te lo giuro che... Qua mi sotterro, più che altro perché vedi, c'è sempre guarda, quello lì autorevole che dice basta e poi continua a fare il proprio mestiere. Quell'altro Gatti che ti se la sono legata. sbeffeggia, quell'altro che ti sbeffeggia, E c'ha lei pure c'è il la mazzo, morte. e lei invece che fa, hai visto con la testa proprio tipo Sì, la toglie il Hermione video, Granger di Harry Potter, gli non so dice se di mi sono togliere... spiegato. Lei gli dice di togliere il video, lei gli dice di E togliere il video, tolga proprio lei è anche il fissata. video. Esatto. Lei, E questo. se l'avesse davanti, lo prenderebbe a schiaffi. Assolutamente. Probabilmente sì. Se avesse un pisello, pisellate, Comunque, forse direbbe. questo qui era famoso, me lo ricordavo, lo vidi proprio quando eravamo in quarantena. Ora, vediamo questo qua, ma non tutto, perché alcune sono del Dai, ma liceo. hai il cursore azzurro, carino. È vero? Oioia. Vai. Oioia, carino. È proprio una scionata. È una A scionata. Aspettate. Di tenere il microfono Ah, acceso. aspettate. Ok. Cristiano Ronaldo positivo al Vabbè. Covid. Vai! Non essere Covid. Qua la gente che si Vabbè. droga. Ragazzi, un attimo la registrazione. Allora, quindi il concetto che dobbiamo fare qual è? Quello lì da utilizzare. Ragazzi, magari evitate di tenere il microfono acceso. Anche perché poi si registra pure, quindi pure si parla. Quindi. Questi primi due notevoli, eh? Ancora. Questa è una superiore, ma non Allora, ce ne andiamo frega. avanti. Ah, questo. Devo annullarla, porca troia di una cagna bocchina. Questo è un professore? Fatelo Bello. voi, dai, fatelo voi. Notevole, è vero? Allora vi carico Bello. sul vostro, aspetta. Cacchio, Aspetta. cacchio. No, questo Questo è no. matto. Sì, si è fuori come un Dovevo balcone. aiutare, porco Dio. Ah, questa è Sento una le No! Allora, caporaso, l'esame finisce qua. Ma non una domanda mi ha fatto. No, te l'ho fatta! E adesso basta! Non ne posso più! Voi non vi potete permettere di presentarvi in queste condizioni! È chiaro? Ma che...
fuga, Dio can! No, questa no, però. Come in forma paramedica. Questo all'Università di Firenze. Io non ho parole. Io non ho parole. Veramente, cioè... non so, dove pensate di essere? Aspettate perché arriva l'ultimo. Estremamente... No. Dai. Questo scurreggia. Ora ma è... Okay. Me lo ricordavo. Ragazzi, questo... Allora, quando il punto tocca... In mezzo. Sì? Ma dai! Non ho capito. Aspetta. No, no, ma chi... Sentite, sta... qua c'è... Ragazzi, io ho 16 punti, non sono riuscito a fare un cazzo. Sta giocando a FIFA, Valerio. Sta giocando a FIFA e ha il microfono aperto. Cazzo vuole Ciani, gli attacco in muso. Allora, chiedo a Bernacchioni Lapo di... Cioè, nel senso, non c'è problema. Se non vuole partecipare alla lezione, non c'è problema, però... riattaccato in un muso o... No! Ah, sarà meglio. Questa non è mai capitata. Si può escludere? No, ragazzi, questo che gioca a FIFA... Scusi, prof. No, niente. Lo scusi, prof, è un capolavoro. Ma poi scusi, prof, tanto ormai la convenienza... No, scusa, prima avevo messo un G... Sì, no, ero distratto un po' da... Adesso sono curioso di sapere che cos'era. Allora, dicevo... Mamma mia, comunque poracci. Questo è l'ultimo, questo è un gioco che si chiama Kahoot, dove si fanno dei quiz istantanei, ci si collega... Sì, capito. Guardate l'ultimo nome, e questo è le superiori, però merita. Ti scegli il nome account che vuoi. Ok. L'ultimo in basso a sinistra ha scelto un nome decisamente indimenticabile. È sempre lì, è entrato Pippo Coca H24. Questa Coca, che cos'è, la Coca-Cola? Pippo Coca H24 o la Coca-Cola? Chiaramente, chi è che non si pippa della buona Coca-Cola? Sai, è presente quei video in cui buttano la Coca-Cola nelle buche per far uscire i pesci? Ah, bello, la Mentos della Coca, che è un grande classico. Vabbè, esatto. Insomma, vi è piaciuta quest'ultima galleria per chiudere? Molto, devo essere sincero. No, vabbè, voi l'avete mai fatte queste figure? Che umanità, no, per fortuna. Durante la DAD? Ah, io una volta a lezione vera e propria, tra l'altro quest'anno. Hai ruttato? Era lunedì mattina... Devo andare a controllare i risultati del fantacalcio e c'ho questa applicazione che c'ha chiaramente ogni tanto le pubblicità pubblicità che parte chiaramente a tutto volume in classe, perché io ogni volta controllo di avere volume silenzioso, cazzi mazzi. Una volta, quella volta si vede, non me l'ero accorto. Oh no. Mi parte la pubblicità in classe e la professoressa dice, rimane un attimo un po' interdetta e dice: sì, però i giochini, no, I giochini. Aspetta, perché io inconsciamente, proprio l'unica cosa che mi è venuta in mente, prima di fare subito così, no, di congelare, la prima cosa che mi è venuta da dire era... No, in verità era una pubblicità e tipo io poi mi rendo conto forte. No! Perché la voce risposto? Non lo so, Sandy. Ma sei scemo! Lì per lì mi ha detto, Marco Giochini, ha detto no, era una pubblicità, pensando fosse... Lo sai che Valerio è un tipo pignolo. Valerio vuole dirle come i bambini. Era una pubblicità come gli adulti. In verità era una pubblicità, però. Guarda. Esatto. Pensavo di migliorare la mia situazione, ma a quanto pare... Invece, you really digged your grave. Ragazzi, insomma, abbiamo capito che l'università in qualche modo è un luogo di alti e bassi, di vittorie e di sconfitte, ma soprattutto di grande, no,
alla fine di che ti lascia un'esperienza, un bagaglio, no? Perché alla fine comunque ti forma, anche l'università, siamo già più grandicelli, ma siamo sempre plastilina, come dire, che deve essere modellata. E poi, se vogliamo dire un'altra cosa bella dell'università, in questo caso dell'Università di Pisa, comunque, intanto è il denominatore comune fra noi tre, e poi ci ha permesso di avere questo, cioè, Radio Eco, all'interno dell'Università di Pisa, abbiamo questa occasione per poter parlare con voi e fare questo programma. Quindi alla fine, come dire, quando uno dice ha fatto anche cose buone, lo possiamo dire anche dell'università, al di fuori di ogni contesto apologetico. Esatto. Va bene, giovani. Siamo alle battute conclusive. Noi, mi raccomando, nel banner sotto abbiamo oscurato apposta il nome di Sandy per farvi vedere l'account Instagram di Radio Eco, Radio Eco underscore unip. Seguite su Twitch Radio Eco, mi raccomando, le dirette, tutti i programmi. Fra poco ripartirà lo studio, l'avete già visto oggi con il VAR, altri programmi. Noi continueremo a ritrovarci però sempre alle 21.30. E so che voi vi aspettate che noi torniamo in onda al 10, ma noi torneremo in realtà già in onda settimana prossima. Esatto. Con una nuova... Ma scusate, la prossima settimana? Un attimo. È 4 mercoledì. Non mi chiedere dei giorni perché io... Pensavo fosse il 3, invece il 4. Non lo so fare. Va bene, vai. Quindi ci siamo settimana prossima noi? Come settimana prossima ci siamo con l'ospite. Ma non lo chiede. Ma perché è tutto, è la diretta. Meno della diretta, ma senti. È vero, è vero. Sì, mercoledì 4 maggio, esce Doctor Strange nel multiverso della follia. Probabilmente nessuno ci seguirà. Questo lo dici tu? Questa è una cosa questa è una cosa per cui andrai in galera, perché verrai denunciato da me prima di tutto, da Tommaso. Comunque senti, volevo fare una coalizione formata da me e te contro Tommaso, perché io ho questo affare sopra di me e te hai il nome oscurato. Guarda, Tommaso non ha un cazzo invece di da noi. No, guarda, non ha senso. No, ma così mi divide la fronte. Io sono decapitato, appunto, quindi che cazzo vuoi? Ah, ciao. Quindi, Valerio, una grande sonata, è stata, esatto, una grande sonata. Ma non è vero che sono sonate? Ora lo diciamo a sproposito. Esatto, mi sa. Vai. Quindi, settimana prossima, ospite, se ha numerosi, mi raccomando, chi è rimasto a seguirci, chi ci sta recuperando in replica, perché Gin Tonico può essere bevuto a tutte le ore. Tema della settimana prossima, lo anticipiamo già, possiamo dirlo? Vogliamo dirlo davvero? Vai Tommaso, dillo. Non me lo diciamo? Lo diciamo? Dillo. Allora, almeno lo scopro anche io. Si parla di adolescenza. Parliamo di adolescenza. Abbiamo parlato oggi di università. Torniamo indietro e parliamo che cosa ci ha fatto partorire questa idea malsana di iscriverci a un'università. Giusto? Perché l'adolescenza è quello e molto, molto altro. Veramente cringe, ma non possiamo spoilerarvi altro. Esatto. Ragazzi, qualcosa... In conclusione? Ah, intendi niente. Noi, vero? Ah, sì, voi due, infatti indicavo l'altro perché... Le altre persone... non so se chi è in chat vuole scrivere, chi sta partecipando, come pubblico. Niente, direi che l'università è stata la miglior scelta della mia vita, soprattutto l'esame col cucù. Il cucù, ragazzi, esatto! E Vale? Io niente, volevo semplicemente dare un consiglio spassionato, non soffrite per l'università perché non ne vale la pena. Benissimo. Avevo fatto un esame, quindi seguite il consiglio. Assolutamente, esatto, LOL. Va bene ragazzi, allora... Buonanotte. Andate a cionare in pace ragazzi. Andate a cionare, che sembra un modo elegante per dire andare a trombare, ma vuol dire tutt'altro. Ah no, è arrivato fin qui, lo sa. No. Ragazzi, buonasera, ciao Vale, ciao Sandy, grazie mille. Alla ciao a tutti, buonanotte. Sigla.